Senti, un attimo. Ragazzi, che fatica. Però guardate che risultato. Ne vale proprio la pena. Adesso allora ci sta bene una bella marmellatina. Di fichi naturalmente, però prima forse sarà il caso che vada a cambiarmi. Eccoci qui in cucina con i nostri bei fichi. Allora, per preparare la marmellata di fichi senza pectina sono necessari circa 2,5 kg di fichi, dai quali poi otterremo 2 kg di polpa, quindi di fico pulito. Ancora abbiamo un limone dove utilizzeremo il succo di mezzo limone e poi 700 g di zucchero, ovvero 350 g di zucchero per chilo di fichi puliti. Per preparare la marmellata di fichi dovreste iniziare la sera prima, perché il tutto va messo in macera nello zucchero e nel limone per almeno 10 ore. Infatti io qui mi sono portata avanti e ho tagliato i 2,5 kg di fichi e ho ricavato 2 kg di polpa, ho aggiunto tutto lo zucchero e il succo di limone. Ma mi direte voi, come fare per pulire i fichi? Allora, prendiamo un fico, sempre con i guantini perché il lattice del fico può essere allergizzante, quindi può dare un po' fastidio alle mani. Rimuoviamo l'estremità con un coltello, preferibilmente di ceramica per non alterare i principi attivi. Poi rimuoviamo anche l'estremità opposta e poi lo tagliamo a metà. E ogni metà poi la tagliamo a fettine. E procediamo in questo modo con tutti i fichi. Abbiamo messo la nostra pentolona con i fichi sul fuoco. Ecco, una cosa prima non vi ho detto perché l'ho data per scontato, però i fichi, mi raccomando, lavateli per bene sotto acqua fresca e poi asciugateli, tamponateli con un panno morbido. È importante anche tagliarli con la buccia perché facilita l'addensamento della marmellata, perché come avete visto qui non abbiamo aggiunto dell'altra pectina come invece abbiamo visto per la preparazione delle precedenti marmellate. Ecco, poi io avevo anche messo a bollire alcuni vasetti per circa 20 minuti, in questo modo li sterilizzeremo alla perfezione. Ritorniamo nella nostra pentolona e qui si comincia già a formare la schiuma, che va tolta perché, come sappiamo, può creare un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri potenzialmente dannosi per la salute. Per riuscire a rimuovere la schiuma più facilmente, io vi consiglio di utilizzare il mixer ad immersione in questo momento, quindi ancora prima che la marmellata inizi ad addensare. Attenzione agli schizzi, mi raccomando. Potete frullare tutto oppure anche lasciare dei pezzettini se vi piace di più. Abbiamo frullato per bene la nostra marmellata. Attenzione, vi ripeto, alle bolle, perché io ho rischiato di scottarmi più volte. Comunque vedete che si è già addensata. Avrà bollito circa 4 minuti, 5 massimo. Ed è già quasi pronta. Quindi io la lascerei lì, a fuoco sempre moderato, piuttosto anche basso per evitare che lo zucchero si incaramelli al fondo, e poi andiamo a rimuovere i nostri vasetti dall'acqua di sterilizzazione. Abbiamo rimosso 3 dei nostri vasetti sterilizzati e li abbiamo capovolti in modo che si asciughi anche l'interno. Nel frattempo abbiamo fatto anche la prova piattino, quindi abbiamo versato una goccia di marmellata di fichi in un piatto e vedete che non scivola, quindi non si crea il brodo liquido, vuol dire che è pronta per invasare. Vediamo qui come siamo messi, mescoliamo ancora un po', vedete che è bella densa, si riesce anche a vedere a occhio nudo. Per invasare ci siamo preparati sempre il piattino solito con un foglio di carta assorbente inumidito. Possiamo mettere velocemente il vasetto sopra la carta assorbente e adesso, cercando di sporcare il meno possibile, andiamo a riempire il vasetto lasciando 2 cm dal bordo superiore. Adesso chiudiamo subito con il tappo, ci aiutiamo sempre con la spugnetta, mi raccomando, così evitate anche di scottarvi, e procediamo così ad invasare.
Che fortuna trovare tutti quei fichi meravigliosi e super carnosi! La marmellata è veramente straordinaria e densa al punto giusto. A me piace spalmata su una bella fetta di pane quando è ancora bella calda. Ma vi consiglio anche l'abbinamento della marmellata di fichi con un pezzetto di formaggio stagionato. Il contrasto, così buono da fare caponare la pelle!